Benvenuto in Erbolen Industries. Oggi costruiremo una vera scuola di Minecraft nella vita reale e alla fine di questo video la metteremo alla prova contro tre differenti oggetti per vedere come se la cava. Se arriviamo a 100.000 iscritti faremo da Torino a Parigi a piedi. Quindi iscriviti adesso perché nessuno in Italia fa una pazzia come questa. Sono esattamente 775 km di pura follia. Adesso ti lascio al video, ma tu iscriviti. Per costruire la nostra spada di Minecraft ci servirà design e materiale. Prima di comprare qualsiasi materiale però dobbiamo capire come verrà la nostra spada. Quindi adesso creiamo il design. La spada di Minecraft ha un design veramente molto semplice, ma dobbiamo crearla in modo che sopravviva contro le tre prove finali che faremo alla fine di questo video, che decreteranno se ha senso o no una spada di Minecraft nella vita reale. Oggi costruiremo quella di legno, perché è quella più semplice e diciamo che una spada di diamante verrebbe un po' troppo. Adesso che sappiamo come realizzeremo questa spada, andiamo a comprare tutto il materiale. Siamo finalmente arrivati alla Marlene e adesso cerchiamo tutto il materiale per costruire la spada di Minecraft. Dobbiamo partire per il legno, poi prendere delle lime di ferro per limare il tutto e alla fine faremo una costruzione pazzesca. Dobbiamo prendere un bel pezzo di legno stesso perché se non è resistente non andiamo da nessuna parte. Questo è il pezzo di legno che andremo a utilizzare per fare la nostra spada di Minecraft. Come potete vedere è abbastanza spesso per supportare urti e tagli e per tagliare gli oggetti misteriosi alla fine di questo video. Siamo tornati da poco a casa e adesso dobbiamo dare inizio alla creazione. Per prima cosa dobbiamo usare il nostro proiettore proiettando l'immagine della spada sul legno e con un pennarello marcare tutta la forma. Poi andiamo in garage e la ritagliamo tutta con la nostra sega elettrica. Let's go! Il taglio della forma della spada è finalmente completato. Questo mi ha lasciato con questa bellezza qui. Cioè raga, guardate quanto è figo. Si può essere su Minecraft, sono troppo forte. Adesso non ci resta che colorare questa bellezza con i colori della spada di legno appunto che abbiamo deciso prima. Non può andare nulla storto per adesso. Però sorge un problemino. Domani appunto andremo a comprare tutte le bombolette per colorarla. E la spada è quasi finita. Ci vediamo domani. Allora, come da nostro consueto siamo di nuovo alle Roma Marlene, però sorge un problemino qua, perché i colori per fare la spada di legno non ci sono da nessuna parte. Sono andato anche dai cinesi e da un altro dove vendono le bombolette, ma non si trovano da nessuna parte. Quindi l'unico modo che abbiamo per continuare il nostro progetto o è abbandonare, ma Erboline non abbandona mai, o è costruire la spada di diamante. I colori del diamante sarebbero questi tre, che credo vadano abbastanza bene. Quindi adesso prendiamo questi qua e poi andiamo a casa a finire la costruzione. Siamo arrivati a casa e abbiamo con noi tutte le bombolette che ci servono per colorare la spada di diamante. Spero solo che quando dovremo utilizzarla per rompere i tre elementi che ho scelto alla fine di questo video non vada via tutta la vernice e non si rovini la spada. Direi che è arrivato anche il momento. Quindi adesso andiamo e finiamo questo capolavoro. Adesso aspettiamo altri 15 minuti e poi daremo la mano finale prima di passare agli altri colori. Mentre dipingo ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai già fatto, perché a 100.000 iscritti faremo da Torino a Parigi a piedi. Un contenuto così non lo trovi su YouTube Italia, non lo trovi. Il primo colore del davanti della spada è completato al 100%. Adesso non ci resta che fare il back della spada, che lo faremo tutto dello stesso colore, perché una volta tagliato i pezzi alla fine del video lo appenderemo al muro e quindi non si vedrà. E poi finiremo gli altri colori del davanti. La spada è completamente finita al 100% ed è venuta una bomba ragazzi. Dai un voto qua sotto nei commenti da 1 a 10 su secondo te quanto è venuta bene e quanto è venuta realistica la spada di Minecraft. Adesso vi lascio al reveal finale.
La spada è ora completata al 100%. Adesso non ci resta che trovare tre elementi da distruggere. Volevo appunto sceglierne tre, dal più facile al più difficile, per capire quali di questi tre livelli la spada sarà in grado di superare. E per capire anche se ha senso o no una spada di Minecraft nella vita reale. Beh, che dire, lo scopriremo. Come primo livello stavo pensando di prendere del semplice cartone, perché appunto è molto facile da distruggere con la nostra arma ed è molto facile da reperire. Per di più, come potete vedere là sopra, ce ne ho già un sacco e quindi non dobbiamo neanche comprarlo oppure andare in qualche negozio, in supermercati a prenderlo. Quindi il primo livello sarà occupato da una scatola di cartone. Come secondo livello stavo pensando a qualcosina di un po' più difficile, ma molto molto figo. Infatti ho scelto una bottiglia di vetro. Quanto è figo rompere una bottiglia di vetro, cioè... Oh! Anche questo è molto semplice da reperire, infatti mi basta andare in frigo, in cucina, bere qualcosina e abbiamo il nostro secondo livello. Come ultimissimo livello ho scelto l'anguria, che è molto dura da distruggere e abbastanza semplice da reperire. Infatti ci basta andare al supermercato ed è molto figo. Anche rompere un'anguria ci sta veramente un sacco. E nulla, adesso che abbiamo i tre livelli, abbiamo tutto tranne l'anguria, quindi andiamo a comprare l'anguria e poi iniziamo con la distruzione. Come potete vedere siamo alla coop, che dobbiamo prendere i primi cibi da tagliare con la spada di Minecraft, ma non cibi normali, cibi belli tosti. E infatti il primo sarà l'anguria. Siamo qui finalmente per vedere se la nostra spada di Minecraft riuscirà a distruggere i tre oggetti che abbiamo preparato prima insieme. Commenta qua sotto con un pronostico, secondo te ci riuscirà oppure no? Adesso la vedremo. La prima sfida che andrà ad affrontare la nostra spada sarà il cartone, che è abbastanza semplice da tagliare e diciamo non è pericoloso a confronto a quelle che verranno dopo. Adesso andiamo col cartone. Ok, la prima sfida è pronta. Adesso proverò a utilizzare questa scatola e vedremo se la spada trapasserà oppure no il muro di cartone. Secondo me sì, perché è abbastanza semplice e poi è sottile, quindi come prima prova ci sta benissimo. Adesso andiamo. 3, 2, 1, let's go! Ha fatto solo un piccolo taglio, adesso ci proviamo in un altro modo, vediamo se riusciamo a trapassarlo. Ultimo tentativo, se non dovessimo riuscire, passeremo alla prossima sfida. 3, 2, 1, let's go ragazzi! La prima sfida è completata perché l'ha rotta, come credevamo tutti, perché è abbastanza semplice da distruggere. Adesso passiamo alla seconda sfida. Vi vedete con questi occhiali perché la prova di adesso sarà un po' più pericolosa rispetto a quella di prima. Infatti adesso andremo a distruggere questa lattina di vetro. Questa appunto è la seconda sfida. Vedremo se riusciremo oppure no. Adesso scopriremo se la nostra spada di Minecraft è in grado di rompere il vetro. Siete pronti? 3, 2, 1. Il primo tentativo non è andato a buon fine perché queste dannate lattine, che cacchio è, sono indistruttibili, cioè ha fatto un po' non so cosa tutta in terra. Ma adesso andremo con la seconda prova. 3, 2, 1. Prova completata. Let's go. E ragazzi, due prove passate su tre. Adesso l'ultima è l'anguria. Quella più tosta di tutti, perché appunto c'ha una scorza che è... Adesso quindi vedremo se la nostra spada di Minecraft riuscirà a tagliarla comunque. Oppure non riuscirà a tagliarla proprio. Lo scopriremo tra poco. Con questo taglio determineremo se la nostra spada di Minecraft ha senso oppure no nella vita reale. Adesso andiamo al taglio. 3, 2, 1. Ora proveremo a fare l'ultimo taglio. Perché mannaggia, sta cosa è indistruttibile. 3, 2, 1. L'ultimissimo, raga, questa la spacchiamo. 3, 2, 1. Let's go! Eppure l'anguria è stata tagliata. Quindi la nostra spada di Minecraft funziona veramente e ha senso nella vita reale. Pazzesco. Questo significa che Minecraft non è solo un gioco, ma può essere anche un'arma. Avete capito? Iscrivetevi per costruzioni ancora più pazze e c'ho delle idee pazzesche, ma adesso devo andare, ciao ciao!